Buongiorno. Troverete pubblicato da oggi un nuovo racconto di Maupassant. È uno dei racconti importanti, anche forse più lunghi, diciamo quasi un romanzo. Sono più di 2 ore e mezza di racconto. Uno dei grandi racconti di Maupassant, voi sapete che ne ha scritti più di 300, no? Si intitola L'eredità. Io volevo approfittare di questo video, uno per presentarvi questo racconto, per dirvi che ne troverete pubblicati oltre 150 di racconti di Maupassant, di vario genere. Voi sapete che Maupassant ha toccato vari temi, insomma. I temi principali in poi di Maupassant sono, elenchiamoli, l'antimilitarismo, un realismo anche crudo, la Normandia, insomma, il racconto un po' dei luoghi dove lui è nato e vissuto, l'abbandono, l'infanzia negata, l'amore infelice, la crudeltà della guerra e poi la mediocrità della vita borghese. Questo tema è quello a cui volevo dedicare questo breve video, insomma, quello della mediocrità della vita borghese, della sua capacità di cogliere i comportamenti della vita borghese, della piccola e media borghesia, insomma anche della grande borghesia, e di mettere in rilievo, di farne vedere le contraddizioni, le meschinità, le piccolezze, insomma, di questa vita, no? E di farsi anche capire quali sono un po' gli aspetti, no? Quelli della vita borghese, quelli anche dei quali non ci accorgiamo, perché spesso fanno parte anche dei nostri comportamenti quotidiani, fanno anche parte del nostro sentire comune, insomma, no? E su questi lui riesce a ironizzare anche con una certa crudeltà, tra virgolette, insomma, se di crudeltà si può parlare, ma comunque che riesce a cogliere, a vedere con una grande spregiudicatezza, insomma, mettendone in risalto proprio le meschinità, le piccolezze. Secondo me un altro che ha colto anche certi aspetti della vita borghese è stato anche Tolstoi. Mi riferisco per esempio alla morte di Ivan Illich, no? Sicuramente usando un altro timbro, un altro tono. Nella morte di Ivan Illich, insomma, sono messi in risalto, ripeto, con una certa vena ironica, i comportamenti che riguardano gli atteggiamenti degli amici nei confronti del morto, la scalata al ruolo sociale di Ivan Illich, no? L'aspettativa e quindi le fantasie che riguardano come dire, il raggiungere un determinato ruolo, le contraddizioni e soprattutto i compromessi che si devono raccogliere per raggiungere questo ruolo, e poi la solitudine a cui si è sottoposti nel momento in cui si raggiunge questo ruolo, no? Tutto quello che si è costruito intorno, la famiglia, le amicizie, eccetera, si capisce che sono solo interessate, no? Si capisce che non ti vengono poi a supporto nel momento principale, che per lui diventa il momento in cui realizza che dovrà morire. Tutti quanti hanno un atteggiamento formale, meschino nei suoi confronti, in realtà non interessa molto poco di lui e si prendono molto poco cura di lui, tranne, qua insomma un po' la, come dire, la chiave di Tolstoi, no? Tranne il Muzikin, insomma, tranne il contadino, il servo, no? Che è l'unico, proprio perché è anche di un'altra estrazione, no? Che saprà prendersi cura, in effetti, di lui quando lui diventa debole, quando ha perso tutte le prerogative di forza, insomma, no? Che venivano attribuite al suo ruolo sociale. In Maupassant, la chiave è anche diversa, insomma, no? E Maupassant in questo, allora prendiamo questo racconto per vedere, insomma, per analizzare insieme a lui quali sono questi aspetti, no? Della meschinità, della
delle nostre convinzioni, insomma, piccolo borghesi, no? E di come in realtà siamo condizionati, anche senza accorgersi, da questi disvalori, no? Intanto l'ufficio, no? Siamo in un ministero, insomma, no? Dove i vari colleghi con vari ruoli, con vari attributi, in realtà si combattono per la carriera, no? E quindi il valore della carriera. E poi il fatto che c'è una zia che lascerà un'eredità. Lascerà un'eredità a una nipote, a patto che questa nipote però le partorisca un nipotino. La zia è la sorella di uno degli impiegati, insomma, no? Il quale è il padre della figlia, quindi della nipote di questa zia. Quindi il protagonista, diciamo, di questa storia è questa donna che, per arrivare ad avere l'eredità di questa zia, altra figura un po' contraddittoria, no? Perché questa zia, per mettere insieme questo denaro, la sua vita ha fatto una donna di facili costumi, insomma, no? Se non che a un certo punto si è ravvisata ed è diventata particolarmente pia, no? E col desiderio di avere un nipote da questa nipote, insomma, no? Quindi, altra contraddizione, no? Questi soldi messi insieme facendo questo lavoro e poi quest'area di perbenismo raggiunta grazie a questi soldi. E questi soldi che comunque, nonostante, diciamo, il passaggio a una vita virtuosa, moralistica, praticante in senso religioso, però li fa fruttare, insomma, no? E quindi da 500.000 franchi che aveva messi via ne ha raggiunti più di 1.200.000 e li lascerà alla nipote, però a patto che questa, diciamo così, abbia un figlio e le dia a sua volta un nipote. E qui si tratta di arrivare a raggiungere questa eredità, ad ottenere questi soldi tramite il nipote, no? Quindi il nipote che diventa uno strumento per raggiungere, non un fine, ma un mezzo, no? Per raggiungere questo denaro che cambierà la vita, insomma, no? Che cambierà la vita a questo impiegato, che anche questo impiegato, no, ha tutti i suoi valori nel costruire una carriera, no? E pensa a un'alternativa grazie a questa eredità. E per pensare a questa eredità deve trovare un marito a questa figlia, no? Dove lo cerca questo marito? Tra gli altri impiegati, tra quello, diciamo, che è più carrierista, insomma, no? Tra quello che ha più prospettive dal punto di vista anche dell'impiego, no? E allora se lo porta a casa con tutti gli strumenti della. E anche qua, no? Vediamo la circonvenzione, no? Di questo uomo invitato a casa, insomma, no? Che viene messo tra le braccia della figlia, no? E allo scopo che di avere però questa eredità, no? Quindi tutta Maupassant descrive molto bene, insomma, no? Questo modo di circuire questo personaggio. Se non che questo marito della figlia avrà delle difficoltà a ingravidare la figlia e quindi questo comporterà una serie di problemi perché questa eredità sarà condizionata, non sarà un'eredità che al momento in cui la zia muore, e muore la zia nella storia, ma nel momento in cui la zia muore però ci sarà un ulteriore problema, insomma questa eredità non arriverà alla nipote se questa a sua volta non avrà partorito un figlio. Questo figlio ha un termine per arrivare, insomma ci sono 3 anni perché questo figlio arrivi, e questo figlio però con questo marito non arriva, e quindi cominciano i conflitti, insomma, no? Questo matrimonio che sembrava in un certo senso in un primo tempo felice, poi sarà meno felice perché è in gioco il denaro, sia dal punto di vista del padre, sia dal punto di vista del marito che ha aspettativa di denaro perché ha sposato questa figlia anche perché la sa in odore di eredità, e in più della figlia, insomma, no, che ha aspettative per cambiare la vita, e quindi cominciano dei contrasti all'interno della coppia che si acuiranno sempre più. E questi contrasti saranno, ripeto, sempre maggiori, e quindi avranno bisogno di cercare una soluzione, perché anche dopo aver consultato un medico questo figlio non arriva. Senso di colpa da parte del marito, insomma, derisione da parte dei colleghi, no? Che insomma,
E anche qui ci sarà un altro collega che insomma che servirà da strumento per questa delusione, perché anche questo collega ha avuto, diciamo, dei figli non troppo legittimi, no? E quindi viene anche preso in giro dai colleghi. E bisognerà trovare un altro modo per arrivare a far partorire questa figlia, e ovviamente il padre ci penserà, ci sarà un conflitto e poi ci sarà un modo per far ingravidare nuovamente questa figlia, insomma, no? Una volta arrivati alla gravidanza, finalmente arriverà, allora le cose si ricombineranno, finalmente ci sarà poi la realizzazione finale, insomma, di quel modello borghese a cui questi aspiravano, no? Ovviamente salto dei passaggi, perché altrimenti non si perde un po' il gusto del racconto, che poi è bello come viene sviluppato, insomma, no? Come lui lo racconta, l'ironia che ci mette, insomma, nei vari passaggi, Maupassant. E quindi si arriverà a ricomporre, no? L'ambizione borghese. Sarà una novella in qualche modo a lieto fine, ma un fine amaro. Ritorna anche in questa novella, ritorneranno i temi cari a Maupassant, il paesaggio che interviene, insomma, la vista dall'appartamento, la vista su Parigi, la Senna, che troviamo spesso nei racconti di Maupassant. Ma insomma, vi ritroviamo soprattutto gli archetipi dei comportamenti piccolo e borghesi, insomma, che è in cui ci vediamo, perché non li abbiamo abbandonati completamente. Li riconosciamo perché ormai sono radicati dentro di noi, ce li portiamo dentro, quindi possiamo riderne, possiamo vederne, ma direi che leggendo o ascoltando questa novella, se preferite ascoltarla, certe volte saremo quasi portati a giustificare certi comportamenti. Insomma, dobbiamo fare un lavoro dentro di noi, secondo me, insomma, per capire fino in fondo e quindi per poter essere critici, insomma, su determinati disvalori che qui vengono rappresentati e ci vengono quasi suggeriti come dei valori, cioè nei quali saremmo quasi tentati a riconoscersi. Avere questo denaro disponibile, no? Che ci cambia la vita, no? A quali compromessi non saremmo disposti a scendere per poter cambiare così la vita? E poi per aspettarsi questo cambiamento di vita, no? Da una vita di impiegato in cui tutto è proteso verso la carriera, e poi cosa succede durante la carriera, insomma, quando si è ottenuto il passaggio di grado, no? Ma da questa vita, insomma, poter aspirare a un'altra vita, no? A far parte di un'altra società, entrare in altri giri di amicizia e di rapporti. E in quel momento come gestiamo questi rapporti, no? Quelli che prima c'erano superiori, poi diventeranno, nel momento in cui avremo il denaro, diventeranno pari nostri, anche se sono persone meschine, diventeranno i nostri, diciamo, i nostri amici, tra virgolette. I nostri colleghi poi diventeranno qualcosa a cui saremo disposti a rinunciare facilmente. Li utilizzeremo, insomma, no? Saremo capaci di utilizzare tutti, no? Questo modo di fare degli altri semplicemente degli strumenti per un nostro arrivare. E arrivare vuol dire arrivare dove, insomma, dove arriva il protagonista di questa novella e come ci arriva, no? Nel momento in cui la novella si chiuderà e diciamo il suo sogno si realizzerà. Ecco, tutto questo mi sembra una sintesi molto, molto azzeccata, insomma, no? dei valori o dei disvalori della borghesia, insomma. Questo è uno dei lavori più importanti dal punto di vista dei racconti, ne ha scritti oltre 300 Maupassant di racconti, insomma, è uno dei racconti più importanti, almeno che vengono giudicati tali, insieme con Boule de Suif, insomma, Palla di grasso, Palla di seno, come la volete chiamare, insomma, altra novella stupenda, dalla quale è stato tratto anche un film celebre, Ombre rosse. Anche da questo racconto, da questa novella, è stato tratto un film, un episodio di
tre donne, mi pare. E questa novella è del 1984 ed è stata scritta da Maupassant all'inizio per un giornale, poi non l'ha giudicata abbastanza fatta bene, quindi non l'ha data subito alle stampe sulle Figaro. Ciononostante, poi la novella ha ricevuto una notevole approvazione di pubblico, insomma, è diventata famosa, e lo stesso Willy Saroyan ha scritto una recensione molto, molto importante, molto lusinghiera su questo lavoro. Voi sapete che anche molte opere, molte novelle, molti racconti di Maupassant sono diventati poi degli spunti per dei film anche famosi, insomma, la cinematografia si è ispirata spesso a lavori di Maupassant. La chiave secondo la quale volevo presentarvi questa novella, che ha anche un valore secondo me letterario, insomma, perché è costruita in maniera molto, molto bella, insomma, no? È sempre tesa, insomma, si legge, io, come dire, l'ho letta e registrata in un giorno, e vi assicuro che non è facile in un giorno costruire, portare dal niente a pubblicare, insomma, in audiolibro un racconto di questa lunghezza, insomma, 2 ore e 40, insomma, qualcosa del genere. Ci vuole abbastanza lavoro, però, insomma, è una cosa che ti tiene, quindi, insomma, si riesce ad andare avanti. Uno dei racconti importanti, insomma, una delle cose che vanno tenute presenti di Maupassant e che ci aiuta molto a capire i nostri comportamenti meschini, i nostri limiti, i nostri disvalori, che spesso scambiamo invece per valori e che siamo molto portati a giustificare, insomma, no? a guardare con molta indulgenza, insomma, no? Per cui questi personaggi in qualche modo quasi quasi ci fanno tenerezza. Non sempre capiamo a fondo la loro meschinità. E qua vediamo anche, non so se si può fare un tratto distintivo, no? Sentiamo l'ironia di Maupassant, il tocco di Maupassant, che è anche leggero, ironico, insomma, ma mordace, insomma, l'uso che ne fa di una sua concezione anche sociale rispetto al tocco di Hugo. Mi riferisco ovviamente ai Miserabili, perché è la cosa più recente che è capitato di leggere qui. E come Hugo invece abbia una tensione maggiore, cioè usi molto meno il tocco ironico, il tocco sarcastico, insomma, il tocco pungente, e invece usi molto di più lo slancio ideale, insomma, no? Costruisca i suoi personaggi come personaggi che hanno in sé una tensione morale, dei valori, diciamo, molto più costruiti da portare avanti, insomma. Sono due modi di trattare una determinata realtà. Bene, un saluto.